C'è aria di Big Manchester a Vezzo oggi, arriva la prima della classe, arriva il Rimini che ha quasi il doppio dei punti dei verdi azzurri in classifica, che viene dalla 4 reti rifirate all'Athletic Carpi e soprattutto non perde dal 7 di novembre. Il Seravezza per contro non sta attraversando un ottimo periodo, la vittoria manca anche qui proprio dal 7 di novembre, ma nell'ultima settimana c'è stata aria di cambiamento, quasi di rivoluzione. Via Ruvo esonerato, via Kellon, suo fedelissimo scudiero, e via anche Podestà un po' a sorpresa vista le oltre 100 presenti. Dentro Zanoli come nuovo terzino sinistro, al timone è andato Mister Incerti, promosso dalla Juniores, ma soprattutto è tornato quel Samon Raider Rodriguez che qui in Versilia è un vero, è proprio re. Tonelli sempre sulla fascia sinistra, bella palla per il numero 3 che può andare a mettere il cross in mezzo. Arriva Mencagli, c'è stata una deviazione di Ana, è partito Rodriguez, può mettere giù, non la mette giù Rodriguez, va al volo. Calcio d'angolo, parte il pallone teso, il numero 29, la palla è lì, Vietina a botta sicura, ha salvato la difesa del Rimini, brivido. Gabbianelli perde un pallone che può essere sanguinoso, Rodriguez fa viaggiare Lorenzo Benedetti, uno contro uno, il destro di Benedetti e scalda i guanti a Marietta che deve intervenire. A chiamare lo schema, il pallone nel mucchio sul secondo palo, colpo di testa di Diana, anzi di Bortoletti. Pallone in mezzo, tagliato Benedetti, poi la rovesciata di Zanoli che manca il pallone. Ferrara, sponda di Mencagli, allora Tonelli e Gabbianelli. Gabbianelli col sinistro, deviazione e palla in angolo. Gioca il Seravezza, il pallone sul secondo palo, può arrivare Bedini, ci arriva, la tocca. Batte Rodriguez, il piazzato in mezzo, il colpo di testa di Maccabruni. Prova a tenere il pallone tra due, ce la fa Benedetti. Prova anche ad infilarsi, riesce in tutto Benedetti, sterzata, palla sul destro, Benedetti, rimpallato poi ancora Bortoletti. Arriva Germinale, è uno schema per liberare il sinistro di Ferrara. Conclusione, Zanoli rischia di perdere la palla, la perde! E Ferrara perdona il Seravezza. Rodriguez, uno contro due, del cubano, che dà la palla sul secondo palo per Benedetti, che tocca quanto basta, ma basta troppo. Il Rimini, ancora Tonelli che va in mezzo, Ferrara uno contro uno con Vietina, poi Tonelli calcio, interviene il Lago Marzini e poi spazza. Lo scatto di cavalli, arriva lo scatto di cavalli, arriva il pallone in mezzo, Rodriguez, palla in mezzo, il colpo di testa salvato. Arriva il triplice fischio, finisce senza vincitori né vinti, al buon riposo.